Salve a tutti cari amici e bentornati sul canale di Fountain Pen to Live. Se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, così da non perdervi nessun video. Buona visione! Carissimi amici, bentornati. Quest'oggi andremo a parlare di un'altra novità che ho già presentato un po' sui social, sui vari canali social. E stiamo parlando dell'ultima nata in casa Leonardo, ovvero della Leonardo Supernova. Allora, recentemente è stata presentata la Leonardo Supernova in un'altra versione, ovvero con le resine di Brooks. Questa volta invece Leonardo presenta la Leonardo in versione sempre Supernova, ma in versione ebanite. Una collezione di 22 pezzi per ogni tipologia, così come riportato sul fondello. Quindi 22 pezzi per ogni modello di ebanite. In questo caso stiamo parlando del modello Blue Moon. È caratterizzato, appunto, la collezione Supernova è caratterizzata dalle forme che si ispirano naturalmente a una classica momento zero grande, quindi come dimensioni siamo più o meno lì. E la cosa che cambia è appunto questa continuità tra cappuccio e corpo, e in questa versione è anche riportata sulla veretta una pietra incastonata. Parliamo sempre di un caricamento a pistone, un pistone realizzato da Leonardo, quindi sul brevetto di Leonardo, che può contenere 1,5 ml di inchiostro. L'analisi della penna è quella che bene o male conosciamo. Quindi abbiamo linee flat top sia in cima che sul fondello,
ma sul fondello abbiamo questa placca in metallo in cui viene inciso il numero della penna e l'edizione, la serie limitata, che in questo caso è di 22 per ogni pezzo, quindi 10, questa è la numero 10 di 22. Aprendo la penna, una delle novità importanti che troviamo e che a molti, diciamo, fa storcere un po' il naso è questo scalino che si trova sulla penna, perché ho sentito tanti commenti che riguardavano proprio la praticità e la comodità nell'impugnatura di questa penna, con il dubbio che possa dar fastidio oppure no. Io vi mostrerò che, dopo averla utilizzata per diverse settimane, posso garantirvi che non dà alcun fastidio nella impugnabilità, ma dopo lo scopriremo meglio in fase di scrittura. Altra cosa che caratterizza questo modello, oltre alla finestra di ispezione, è il feeder in ebanite giapponese, naturalmente come ci ha abituati spesso Leonardo su questa tipologia di penne, ma il vero protagonista in questo video, in questo caso, è lui. Stiamo parlando di un pennino creato, realizzato, stampato e laminato da Leonardo attraverso macchinari di nuova generazione, quindi stiamo parlando di attrezzature nuovissime su cui Leonardo ha voluto investire. In questo caso stiamo parlando di un prototipo di pennino. Questo è un pennino in oro a 14 carati in gradazione stab da 1.4. Partiamo dal concetto che avere un altro produttore italiano che inizia la produzione dei propri pennini sul territorio, credo che non ci sia niente di meglio dal punto di vista di pregio e di qualità, perché stiamo parlando comunque di un produttore che ha dato dimostrazione di saper fare le penne, con una lunga storia alle spalle, e che finalmente ha intrapreso una strada completamente nuova rispetto ai produttori che oggi conosciamo in Italia. Quindi il voler addentrarsi in questa nuova avventura, che è quella di creare e realizzare in casa i propri pennini, credo che sia un plus che bisogna rispettare e a cui bisogna dare il giusto valore. Parliamo di un pennino realizzato in oro. La stampa, la lamina e il taglio vengono fatti tutti in casa, e direi che non ci sia miglior modo di testarlo che andarlo a provare su carta. Per iniziare la nostra prova inizieremo dalla classica carta pigna. In questo caso parliamo di un blocco rigato Mont Blanc, quindi di una carta molto molto sottile, molto semplice, d'uso quotidiano. Quindi andiamo a vedere come si comporta in questo caso il pennino. Direi di zoomare un po' così da avere un quadro più chiaro della prova. Beh, devo dire che non sembra un prototipo, vi posso garantire che non sembra un prototipo. Io devo ringraziare Salvatore Matrone e tutto lo staff di Leonardo Officina Italiana, perché avere la possibilità di testare delle nuove produzioni, quindi questa nuova avventura, chiamiamola così,
di voler creare dei pennini in casa, ne sono profondamente lusingato e onorato, perché dimostra che in qualche modo hanno stima del mio lavoro, comunque della mia opinione, e di questo ne sono veramente strafelice, non felice di più. Allora, per quanto riguarda il pennino, come dicevo, questo è un pennino stub da 1,4, quindi un pennino abbastanza ampio, molto scorrevole. Io spero di farvi passare le immagini nello specifico del pennino per farvi capire come è stata lavorata la punta in iridio, e per capire anche il tipo di lavoro che sta dietro a un pennino del genere. Di una scorrevolezza veramente splendida, assurda. Ha un bellissimo tratto. Il colore che sto utilizzando è il colore viola di Leonardo. Davvero davvero splendido il lavoro che hanno eseguito su questo pennino. Ed è da notare la precisione con cui le linee vengono tracciate. Non è semplice, perché significa che la lavorazione di iridio, quindi la parte di levigatura del pennino, è stata eseguita veramente bene, quindi anche per questo dobbiamo essere onesti e dare a Cesare quel che è di Cesare. Ciò che è stato lavorato all'interno delle officine di Leonardo è un ottimo prodotto, pur essendo un prototipo di un pennino. Bellissimo, davvero splendido, ha una scorrevolezza davvero unica. Per quanto riguarda la penna, l'altro aspetto di cui vi parlavo prima, che è l'impugnabilità, beh, come potete osservare, cioè, per avere l'impugnabilità su tutto il corpo scrittura, questa parte qui non dà assolutamente fastidio in alcun modo. Ok, passiamo adesso a provarla su carta rodia, vediamo anche qui come si comporta, perché a volte su carte molto levigate, molto lavorate, questi tipi di pennini potrebbero dare qualche falsa partenza, qualche sbavatura di troppo. Vediamo in questo caso come si comporta. Cerco di avvicinare un po' l'inquadratura, così da farvi apprezzare meglio la fluidità di questo pennino.
devo dire, è veramente splendido. Per quanto riguarda la vera e propria analisi del Penilò, come forse vi ho mostrato in alcune immagini, mi ricorda molto il pennino MS di Sailor, che non avendo i tre rebbi, ma uno solo, come forma, come taglio della punta, quindi come lavorazione della punta di iridio, mi ricorda molto l'MS. Anche come scorrevolezza devo dire che è molto molto piacevole. E per non parlare poi della precisione nei tratti, ha dei tratti molto definiti, veramente molto piacevole, bellissimo, un bel pennino. Anche in reverse possiamo avere la stessa qualità con un tratto un po' più spigoloso, lo definirei. La bellezza di questo pennino sta proprio nella scorrevolezza che riesce a dare. Davvero piacevole, perché nonostante sia uno stub, quindi immaginiamo sempre uno stub con appunto il tratto sottile e il tratto spesso, però nonostante ciò, su questa lavorazione abbiamo una rotondità nella punta che comunque non ci fa percepire tutta la spigolosità che possiamo trovare negli stub classici. Quindi nonostante gli stub siano per definizione un po' più arrotondati rispetto magari ad un italico, però in questo caso è ancora più accentuata questa rotondità, mantenendo in egual modo la variazione di tratto nel momento in cui il tratto va a cambiare. Quindi da orizzontale andiamo a definire i tratti verticali, allora in quel caso la differenza si percepisce tutta. Quindi devo essere sincero, hanno fatto un ottimo lavoro con questo pennino. Mi è piaciuto particolarmente fin dal primo utilizzo. Devo dire che non sono stato smentito in questo. Ok, l'ultima prova che vorrei fare è su una carta un po' più particolare che non vi ho mai portato sul canale, ma che utilizzo molto molto spesso. E si tratta della Tomoe River. La carta Tomoe River è risaputo, è una delle carte con la miglior qualità che ci possa essere sul mercato. Quindi andiamo a provare anche qui la penna come si comporta, questo nuovo pennino come si comporta. È incommentabile, cioè di una piacevolezza davvero straordinaria. La rotondità, soprattutto su questo tipo di carta, si percepisce tutta.
veramente piacevole come, come pennino, eh. Torno a ripetere che potrebbe anche essere utilizzato come un vero e proprio pennino musicale. Sì, assolutamente. Splendido, splendido pennino. Complimenti a Leonardo e a tutto il suo staff, a Salvatore Matrone. Perché, come vi dicevo, questo è un prototipo di pennino, ma se i presupposti sono questi, devo dire che sono sulla buona strada, anzi, direi che la strada che hanno intrapreso è veramente quella giusta. Carissimi, io, come al solito, penso di aver riportato tutte le mie impressioni su questo nuovo pennino. Spero che la recensione vi sia piaciuta, che possiate mettere un mi piace al video e iscrivervi al canale, anche perché ci sarà la presentazione del nuovo pennino, sempre prototipo dei nuovi pennini Leonardo in misura EF, quindi parliamo dell'extra fine nella prossima recensione. Che dire, come al solito vi lascio con la mia buona giornata. E ci vediamo presto.